La priorità credo sia un'altra, non tanto quello di seguire i numeri, quanto quello di cercare di far emergere ciò che non emerge, perché noi siamo certamente oppressi da tante denunce, molto spesso queste denunce, ahimè, sono anche strumentali, non riusciamo ancora a intercettare quei casi sommersi, silenti di violenza che invece sono quelli che poi purtroppo degenerano in fatti molto gravi. Ecco, l'obiettivo di un bravo investigatore deve essere questo, ma in questo per noi è indispensabile avere la collaborazione di tutta la società civile e soprattutto di quelle associazioni che praticano il vero e autentico ascolto. Guardi, i numeri delle violenze sono correlati direttamente alla capacità di essere una società civile, nel senso che noi bisogna anticipare la tutela delle vittime. Per anticipare la tutela bisogna intercettare i reati spie. Quindi chi è a conoscenza di una situazione di vessazione nei confronti di una donna, di violenza nei confronti di una donna o di un'altra situazione che determina e che deve determinare un'attenzione da parte delle forze dell'ordine, deve segnalarlo. Dobbiamo essere cittadini. Occasione sicuramente importante di approfondimento di un tema che continua, ahimè, ad essere sempre un po' alla ribalta nazionale e purtroppo anche locale, perché anche sulla nostra realtà territoriale abbiamo chiaramente esperienze da questo punto di vista negative, e la violenza di genere, mi preme insomma specificarlo, non è soltanto l'aggressione fisica, non è soltanto il femminicidio, ma ci sono diverse forme di violenza. Proprio questa mattina, ahimè, insomma, è questa l'occasione per esprimere la mia solidarietà alla collega nonché sindaco del comune di Cervinara. Quindi, come vedete, il tema deve necessariamente e merita assolutamente attenzione, perché il fenomeno, nonostante diciamo l'iter legislativo, nonostante quella che io definisco una schizofrenia del legislatore che ha messo in piedi una serie di riforme legislative, continua ad essere un fenomeno che preoccupa, perché a mio avviso c'è ancora un substrato culturale molto molto profondo da sradicare, e quindi se non lavoriamo in questa direzione potremo avere tutte le riforme, dal codice rosso alla riforma ultima Roccocella, che comunque è una riforma che a mio avviso ha perso un'occasione importante, perché noi continuiamo nonostante tutto a avere nel nostro codice di procedura una norma che manca. La norma che manca è l'incidente probatorio, che deve essere normativizzato quando ad essere ascoltata è una vittima di violenza. Fino a quando noi non avremmo uno strumento idoneo, la vittima continuerà a subire una vittimizzazione secondaria, ed è quello che chiaramente a noi operatori deve interessare, interessa, e questa per me oggi è una grande occasione di approfondimento, peraltro con degli illustri moderatori relatori che io avrò l'onore di moderare, perché la Commissione Pari Opportunità, che da poco si è costituita, chiaramente tiene molto a questo che è un fenomeno, perché purtroppo il femminicidio continua ad essere impellente sulla nostra realtà territoriale e nazionale, e quindi è necessario che ci siano, come dire, delle continue attività di sensibilizzazione. Quella di oggi è sicuramente, oltre un'attività di sensibilizzazione, è anche un'occasione di approfondimento su tutti quelli che sono le modifiche legislative che sono intervenute negli ultimi tempi, da dicembre del 2023 ad oggi. In particolare leggevo proprio di qualche giorno fa una direttiva della Comunità Europea, quindi il Parlamento Europeo ha emanato una direttiva alla quale verosimilmente tutti i paesi della Comunità Europea dovranno adeguarsi, su quelli che saranno i criteri da adottare sia in relazione a quelli che sono le varie fattispecie di reato, ma soprattutto rispetto a quelli che sono gli interventi e le attività di prevenzione che è necessario mettere in campo. Il movimento mi ha consentito di restare in un margine, insomma, che purtroppo non è un margine di contenimento, sotto gli occhi di tutti, ascoltiamo tutti i giorni i telegiornali, i quotidiani, le leggiamo, e quindi ahimè purtroppo i dati sono ancora allarmanti per un fenomeno che deve essere assolutamente combattuto, e soprattutto per un'epoca temporale, ci troviamo nel 2024 e insomma siamo ancora ai piedi di Pilato da questo punto di vista, c'è molto molto ancora da fare.